Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Trovo che è sempre una brutta notizia quando i candidati ad una carica elettiva fanno campagna su se stessi e non dicendo chi sono i loro sostenitori in politica. Cioè, questa idea che il civico deve tenersi lontano dalla politica la trovo sbagliata, sbagliatissima. È un modo per deprimere la politica, per renderla ancora meno dignitosa di quello che dovrebbe essere in un paese decente, non dirò neanche civile, e quindi trovo tutto questo non buono, non ricostruiremo mai una politica migliore se la facciamo sulle persone. Io poi non so il fango, ma questa idea della Meloni che c'è sempre un complotto, qualcuno che lei però per fortuna non è ricattabile e così via, la trovo francamente penosa. Cioè, vorrei sentire delle cose, le cose che vogliono fare, come le vogliono fare, con quali competenze, con quali obiettivi, con quale idea di paese, perché qua il problema è che magari sono sparite anche le ideologie, ma sono sparite le idee del paese. Che paese volete? È il paese che in Europa gioca un ruolo significativo? È un paese che nel suo contesto protegge i diritti delle persone, li promuove e così via? Tutto questo un civico non lo può mai dire in maniera convincente, lo deve dire una organizzazione, un rapporto vero tra strutture partitiche e elettori, che cercano per l'appunto di consolidarle, perché ha ragione di Gregorio, cioè c'è un elettorato, non dirò allo sbando, perché io ho un massimo rispetto per gli elettori, ma c'è un elettorato che fa attenzione a quello che succede e non riceve le informazioni sufficienti, cioè chi è quel candidato, non lo sappiamo, chi lo appoggia, ma forse lo appoggiano, chi? Tutto questo è molto male per la politica italiana. Aggiungo naturalmente, non raccontatemi la storia che anche altrove è così, perché non è vero che altrove è così. Ci sono luoghi dove ci sono partiti con strutture, con idee e anche con ideologie, quindi non è vero. Noi siamo ridotti molto male, possiamo dirlo dal 1994, ma dal 1994, sì. Però non è tutto colpa di Berlusconi, perché i partiti erano declinati già allora, cioè avevano aperto una voragine nella quale si inserisce il grande imprenditore. Però non, se non ricostruiamo la politica, continueremo a parlare di queste cose, che spesso sono anche divertenti, che sia chiaro, divertenti per noi che le guardiamo, meno divertenti per l'esito che producono. Vorrei tornare da Alessandro Masa.